Oggi vi parliamo della truffa online hard del momento, una truffa che si sta diffondendo in tutta Messina e che ha come vittime principalmente gli uomini. Tante le denunce fatte alla polizia postale, tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione di Tempo Stretto da parte di messinesi che sono stati ricattati, minacciati e talvolta costretti a pagare grosse somme di denaro in conti esteri perché hanno accettato la richiesta di amicizia su Facebook da parte di belle donne, solitamente con foto molto accattivanti. Oggi siamo qui con Antonio. Antonio ha 38 anni, è un messinese ed è una delle tante vittime di questa truffa. Antonio oggi ci racconterà la sua storia. Io ricordo che questa ragazza mi ha contattato un giorno mandandomi una richiesta d'amicizia. Allorché, come si fa praticamente sempre, si guarda un po' il profilo della ragazza, ho visto che avevamo degli amici in comune e niente, l'ho accettato. Cosa gli diceva in chat? Beh, inizialmente la chat si sviluppa come si può sviluppare qualsiasi altra chat con altri amici, quindi ti chiedi dove sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, eccetera eccetera. Poi più andava avanti la chat, più insomma io curiosando nel suo profilo vedevo delle fotografie che era davvero una gran bella ragazza e quindi la cosa mi intrigava sempre di più. E a quel punto lei ha iniziato a farmi dei complimenti, io li ho ricambiati. Come mai ha deciso di accettare il trasferimento su Skype, considerando che era comunque una sconosciuta? Beh, lei obiettivamente, come ho già detto, era una gran bella ragazza e a quel punto niente, ho ceduto subito, ma senza neanche pensarci più di tanto, perché insomma a me piaceva. Lei diceva che era attratta anche da me, insomma ho detto vediamo se ne vale realmente la pena, vediamoci dal vivo e vediamo dove può arrivare questa cosa qua, anche perché lei mi dava come luogo di dimora Taormina. Quando hai iniziato a pensare che si trattava di una truffa? Io non ho mai pensato potesse essere una truffa, perché la chat insomma si sviluppava come io, fra virgolette, volevo e mi aspettavo. Lei era una gran bella ragazza, mi piaceva, faceva la simpatica e io cercavo di portarla insomma dove in realtà volevo io, quindi a un certo punto ho chiesto se si potesse togliere la maglietta e farsi vedere un po' più bellino, lei è andata ben oltre e mi ha mostrato il seno, a quel punto io sono diventato pazzo. Proprio in un attimo si è alzata in piedi, si è sfilata le mutandine e ha iniziato a toccarsi. A quel punto ho voluto vedere anche menudo, io mi sono alzato in piedi, ho iniziato anch'io a masturbarmi con lei. Cosa è successo dopo che ti sei spogliato? Niente, dopo in pratica la cosa è andata avanti per un pochino, io mi sono sentito un po' strano, però alla fine, quando sei in quella situazione, non ti tiri quasi mai indietro, insomma, a quel punto abbiamo poi terminato quello che era la videochat. Ci siamo salutati, appunto ci saremmo rivisti, ci saremmo risentiti per magari vederci di presenza e incontrarci dal vivo e niente, poi ho continuato quella che era la mia serata normale a casa guardando un film. Dopo mezz'ora, un'ora, adesso non ricordo esattamente, mi arriva un messaggio su Facebook con un link di YouTube dove mi vedevo praticamente io nudo che mi toccavo. E questo video era stato pubblicato proprio su YouTube scrivendo che Antonio si masturba davanti a una bambina di 8 anni. A quel punto io mi è crollato davvero il mondo addosso, ero terrorizzato. E la prima cosa che ho fatto, insomma, è stato quello di controllare, di guardare questo video e vedere se realmente ero io, insomma, non sapevo, era proprio preso dal panico. Dopodiché lei mi ha mandato un messaggio dicendo cosa vuoi, che mando questo link a tutti quanti i tuoi contatti di Facebook, a tua moglie, ai tuoi parenti, ai tuoi genitori, ai tuoi familiari, alle tue sorelle, a tutti quanti i tuoi amici o la risolviamo tra di noi e mi paghi 500 euro? Hai denunciato l'accaduto alla polizia postale? No, non ho denunciato l'accaduto alla polizia postale, in quel momento ero davvero terrorizzato, però allo stesso tempo non mi sono perso d'animo. Allora la mia reazione è stata quella istintiva di bloccare immediatamente il contatto su Facebook, bloccarla immediatamente anche su Skype, fare la segnalazione del video su YouTube in maniera tale da farlo rimuovere, dove devo dire che è stato rimosso abbastanza prontamente. Adesso vivi ancora con la paura che quel video possa essere diffuso? Il video è in loro possesso, io sono veramente spaventato e spesso, anche 2 o 3 volte al giorno, mi capita di prendere il telefonino e di fare una ricerca su Google per vedere se è stato postato da un'altra parte.
Com'è possibile difendersi da queste truffe a luci rosse online? Beh, sono un po' i consigli che si danno in genere, il buon senso. La prevenzione è una delle migliori armi, tanto che la Polizia di Stato ha lanciato diverse campagne. Tutela dei dati personali, in questo caso tutela della propria immagine, cioè non sappiamo mai chi sta dall'altra parte. Magari ci aspettiamo una bella ragazza, qualcuno che voglia intrattenere con noi una relazione, nascere una storia d'amore, e invece è solamente uno strumento per poi far partire un'estorsione vera e propria. E quindi anche il proprio corpo, la propria immagine, necessita di una tutela adeguata. Cosa bisogna fare al ricatto avvenuto? Ovviamente presentare denunciare presso le forze di polizia o presso l'ufficio della Polizia Postale delle Comunicazioni, ma c'è ben poco da sperare per quanto riguarda il recupero delle somme. La nostra esperienza investigativa ormai ci conferma che queste sono delle vere e proprie organizzazioni perché agiscono in maniera, diciamo, strategica con dei piani diffusi un po' in tutto il mondo, in vari paesi, e che l'Italia è solamente il campo dove vengono mietute delle vittime, ma poi i soldi e le organizzazioni sono all'estero.